Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Siamo qui con una puntata speciale di Call of Duty Ghost. E perché questa puntata è speciale? Perché ho deciso di incominciare le sfide, ragazzi. Ovviamente alternerò le sfide delle partite normali, dove giocherò normalmente con le mie armi preferite, che sarà il Remington, potrà essere il Honey Badger, potrà essere la K, che ovviamente lo uso il meno possibile, ma mi piace, diciamo, come arma. Queste sono le mie tre armi basilari su Call of Duty Ghost. Questa volta ho deciso di incominciare una sfida che mi avete proposto su Facebook, nella mia pagina Facebook, e vi ripropongo, anzi vi dico che se volete altre sfide, se volete propormi delle sfide, scrivetemi giù nei commenti, ragazzi, così almeno vedo un pochettino quale sfida è possibile fare senza morire troppe volte. Io le farò. Io ho già preso in considerazione due sfide. In questo caso la prima che farò sarà proprio il cecchino, ragazzi, che ho messo qui. Guardate, ho fatto un cecchino, ragazzi, Lynx, con caricatori aumentati e mirino termico, letale esplosivo artigianale. Poi ovviamente ho messo prontezza, gioco di prestigio, mira stabile, estrazione rapida e concentrazione. E mi sono messo specialista perché è giusto che non utilizzi serie di uccisioni mentre sono cecchino. Quindi ragazzi, partiamo subito. Io direi di andare subito su trova partita standard. E io direi di farci una bella deathmatch a squadre per ravvivare un pochettino, perché se giochiamo in tutti contro tutti, magari svolto il primo angolo e mi ammazzano. Quindi andiamo su deathmatch a squadre e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su Tremor, non è la mappa migliore per giocare con Lynx, però io lo provo perché mi voglio divertire, ragazzi, altrimenti non c'è gusto e mi scazzo. Devo fare le vostre sfide, è proprio una passione. L'ho fatta con Black Ops 2 e devo farlo con Ghost. So che non sono semplici le mie sfide, però le voglio fare. Vediamo, ok, perfetto, dovrebbe andare più che bene sto cecchino, speriamo. Dai, fuori dal cazzo, veloce. Non sono bravo a quickare, ragazzi. Ok. Chi ho ucciso, scusa? Ah, non ho ucciso nessuno, però 100 di punteggio, grande. Va bene, il cecchino incomincia molto bene, mi hanno detto. Ce n'è uno qui. Ole, grande. Vamos. Grande. Il curre se ne... 3, grande curre. Il curre è in forma oggi, dai. C'è qualcuno qui su? No. Siamo già a 3. Sugam la stronza. Posso accoltellare, ragazzi? Scusate se accoltello qualche volta, ma nei combattimenti corpo a corpo io devo farlo. Purtroppo muoio altrimenti. Se volete vedermi morire, non lo farò mai più. Cecchini con il... le mitragliette. Ah vabbè, non sono neanche cecchini perché alla fine usano il cespuglio esclusivamente per estetica. Fanculo. Muori stronzo. Muori stronzo anche tu. Satcom nemico localizzato. Non è morto, vaffanculo. Cioè ragazzi, sono il secondo punteggio più alto. E dai, ma che squadra di merda mi sto ritrovando. Però stiamo vincendo, anche se non capisco che cosa sta facendo l'altra squadra avversaria. Ma muori grande. C'è nessuno. Grande zio, vai. C'è nessuno. Prova a uscire, stronzo, prova a uscire. Ti sfido. Fanculo, mi ha inculato, bastardo. Satcom nemico localizzato. C'è nessuno. Allora, sicuramente c'è qualcuno qui dentro, ragazzi. Però non voglio rischiare, ma io voglio rischiare invece. Ma cosa vuoi fare, oh stronzo? Grande! Grande! Vamos. Ok, andiamo. Minchia! 11-3, ragazzi! Cazzo, il Lynx è una bestia! Ce n'è uno qui giù. Grande, silenzio di tomba. Ok, siamo a 2, siamo a 3, scusate. Siamo 12-3, grandissimi ragazzi. 3 kill, va bene. 3 kill. E vai, vaffanculo! Cane di merda! Ah, non mi ha ucciso neanche il cane. Vabbè, comunque sia, siamo 14-4, ragazzi.
Come vi sembra? Stiamo andando bene? Sì, dai, stiamo andando bene. Possiamo fare di meglio sempre, eh. Ah, il cane è qui sotto, il cane è qui sotto. No, no, ma questo qua è più resistente. Perché è più resistente? Vabbè. Ma oia! Sono i cespugli riescono ad ammazzarmi. Dai, 14 6, raga. Cerchiamo di... Cazzo! Il nervo! Ringraziate che non ho niente per uccidervi così. Basta, minchia, cespuglio di merda! Grande! Grande! No! Ma che laggata! Ma che laggata! Boh, guarda, fai schifo! Sei un figlio di puttana! Ma sei un camper! Sono morto 5-6 volte! Per colpa di questi coglioni camperoni! Cioè, non riescono a giocare se non... Suga? Suga, stronzo, questa volta non mi inculi. Questa volta non mi inculi, stronzo. Vedi, mi fate sclerare, porca puttana. Minchia. Porca troia. Sto cazzo, stronzo, sto cazzo. Oh, c'è una sofferenza a mazzare sti stronzi, raga. Una sofferenza. Escine. Beh, ovviamente io mi muovo proprio nel momento sbagliato. Cioè, proprio. E sembra fatto apposta, ragazzi. Sembra fatto apposta. Devo morire in quel momento. Prova a uscirne, prova a uscirne. Via, 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 via. Minchia. Wow. No, 19-12 ragazzi, 19-12, dai. Già stiamo giocherellando. Ma morirà qualcuno sicuramente qui. Non morirò io stavolta. 19-12 ragazzi, 19-12. Vaffanculo, bella partita, mi sono divertito. Alla fine, diciamo che ho fatto il secondo punteggio più alto, 19-12. Quindi il secondo ha fatto, il primo ha fatto 21-9. Mi ritengo soddisfatto per quello che ho fatto col cecchino. Ovviamente ho usato un semi-automatico proprio per avere la possibilità di sparare più colpi più rapidamente. Se avete qualche altra sfida da propormi, ve l'ho detto, scrivetemelo giù nei commenti. Io abbandono la lobby perché altrimenti continua la sfida. Minchia, era anche quella cazzo di mappa, l'avrei fatta, era molto divertente. Però vabbè, ragazzi, facciamo una sola partita singola per divertirci, per tenere un risultato bello fresco, 19-12, che deve rimanere. Sono andato in positivo col cecchino e non me lo sarei mai aspettato, devo essere sincero, perché non lo uso mai più che altro, ragazzi. Quindi sono contento di questo. Più che altro, proponetemi nuove sfide, coltellini, anzi, coltellini è un cazzo, ragazzi, è veramente tosta. Magari proponetemi pistoline. Che cazzo c'è di tutto, ragazzi? Io non l'ho visto, non mi ricordo bene. Andiamo qui, vediamo. Coltello da battaglia, no, scudo antisommossa. Solo scudo antisommossa, però non fatemi fare tutti contro tutti, ma fatemi fare magari un, non lo so, un dominio. Fucile a canna liscia? Bella sfida quella col fucile a pompa, diciamo. Fucili di precisione, fucili di MR, che alla fine sono anche questi cecchini. Mitragliatrici leggere. Il chainsaw. Questa cosa non l'ho mai capita, che cazzo. Sembrava la sega elettrica di quelle di Gears of War. Mitragliette. Anche questo, ragazzi. Fucili d'assalto, vabbè, non ve lo consiglio perché le so usare. Anche se il mio preferito è l'Honey Badger, come vi ho detto, li so usare quasi tutti. Controllo la battaglia, evitiamolo perché è un po' difficile. Anche se sono bellino, guardate, mi sono veramente bellino visto così. No, e niente, ragazzi. Quindi decidete voi, fatemi sapere le vostre sfide. Io sarò, diciamo che le farò tutte. Anche, magari prenderò anche in considerazione quelle impossibili. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video, da cura 93 è tutto, ci vediamo alla prossima sfida, bella raga!